Buonasera cari amici di Sottoporta Show, per questa esterna abbiamo pensato di recarci a Ercolano per sentire un attimino la voce dei tifosi sull'ultima partita del Napoli giocata a Udine. Siamo qui a Ercolano nel negozio Cato d'Art di Fausto Perna e gli chiediamo esattamente una impressione post partita su questo Udinese-Napoli. Salve, salve a tutti gli amici e buonasera a tutti. La partita è stata chiaramente una partita devastante da un punto di vista della classifica per il Napoli, perché praticamente il Napoli vede compromessa la speranza di vincere lo scudetto. Certo, domenica ci sarà una partita ancora del Milan con la Juventus che potrà, insomma, riavvicinare il Napoli, però sarà durissima, sarà sempre più in salita. La partita di ieri si vedeva già dall'inizio, era una partita strana, campo lento, non bagnato, con la palla che non scivolava bene a centrocampo. Giocatori del Napoli non so se stanchi o comunque distratti. In ogni caso non è stato il solito Napoli, io direi. E quindi il Napoli ha meritato nel primo tempo forse lo svantaggio, sebbene Gabriele l'ha fatta veramente, ma Grossa. veramente grossa. Nel secondo tempo il Napoli comunque è andato sotto perché comunque ha subito un altro gol dell'Udinese quando poteva, si pensava, poteva insomma pareggiare e poi magari fare la sua partita. È andata così. Io direi che è andata così. Purtroppo io non è quella la partita insomma che ha destinato il campionato verso lidi nordici, quindi Esatto. del Torino. Direi di Torino, io direi che più che altro sono stati diversi piccoli Episodi. episodi che hanno condizionato negativamente per il Napoli il campionato. Uno su tutti, io non ho digerito, caro Federico, fammelo dire, il gol di Zaza, ma non perché ci È ha stata, fatto diciamo, perdere. un pugno allo stomaco. Esattamente, perché comunque quel gol non doveva esserci perché Zaza non doveva giocare. Da che mondo è mondo, un rosso equivale a 2 giornate di squalifica. Voglio dire, Zaza invece ne ha avuta solo una. Ha giocato col Napoli, è entrato, ha tirato una deviazione, è andata in rete e abbiamo Sono perso. sempre partite molto strane, tra virgolette. Assolutamente sì, assolutamente sì. È andata come è andata. Io devo fare solamente i complimenti a questa squadra. Sono nero di rabbia da ieri, in pratica ieri ho fatto le cose più assurde del mondo in casa, giusto per farti notare, ho pittato una parete mai Sì, fatto in ognuno ha vita mia. cercato uno sfogo diverso dal solito. Esattamente, impegnare il tempo. Sono andato a cinema, che sostanzialmente è una cosa che adoro fare, Beh. ma ormai non ci vado più perché comunque tra Netflix, Sky, insomma, Sì. c'è possibilità di. Però dovevo uscire. Ieri a un certo punto, dopo aver pittato tutto sporco, mi sono preparato, sono uscito e mi sono distratto. Quindi in sostanza sono nero, nero. Però voglio dire, il Napoli ci ha dato soddisfazione, bisogna rendere merito a queste squadre. Rispetto all'inizio di stagione, che con Sarri, come tu ricordi, le prime giornate erano un poco andate non certamente come ci Assolutamente sì, tra le altre aspettavamo. cose ti dirò, mi devo cospargere anche il capo di cenere perché io a questa squadra non avevo dato veramente 2 centesimi, e non tanto a Quindi, Sarri, non tanto a quindi Sarri, non era questione dell'allenatore. esattamente, avevo benedetto il ritorno del portiere perché secondo me il portiere l'anno scorso ci ha fatto perdere la Champions. Ci avrebbe dato quei 7, 8, 9 punti in più rispetto alla classifica finale del Napoli. Quest'anno avevo Benedetto e ritorno di Reina, ma non gli acquisti di Sai e Allan. Non eri fiducioso al No, riguardo. e invece sono stato smentito dalle grandissime prestazioni dei due ragazzi, soprattutto di Sai è quello che mi ha impressionato favorevolmente. Benedico l'acquisto di questo ragazzo, però a gennaio qualcosina si doveva fare. Siamo stati un po' delusi dagli acquisti di gennaio. Regini e Grassi non hanno mai giocato. E El Shaarawy e Perotti continuano a macinare gol, continuano a fare gioco per una squadra che sembrava ormai destinata a uscire addirittura dalla Champions League. Ora, insomma, ci va a 4 punti e ci segue a breve in classifica. Dobbiamo anche guardarci dietro, addirittura. Quindi conservare le posizioni acquisite a questo punto. Conservare le posizioni acquisite, si spera, Anche in un anche. passo falso, è quello tra virgolette, la Juventus riuscirà a fare un passo falso. Ai Io tempi. onestamente guardo ancora
alla Juventus. certo. Va bene perché la ritengo prendibile, nel senso che questa non mi dà l'impressione di essere una grande squadra. Questa è una squadra che quando incontra una vera squadra prende 6 palloni tra Torino e Monaco. Ne ha presi 6 e 4 in 20 minuti, in 25 minuti a Monaco di Baviera. Quindi è una difesa che sarà forte solo in Italia, ma all'estero ha dimostrato di non essere. Quindi confido nel Milan che è una banda, insomma, di suonatori che in questo momento stona, però comunque un po' di giocatori ce li ha e magari un po' di orgoglio la prossima giornata di campionato potrebbe mostrarlo. Quello che sarà non lo so. Io sarò domenica però a gridare Forza Napoli e a abbracciare i calciatori del Napoli che lo meritano e quindi sarò Vabbè, allo stadio a vedere la certo, partita. l'impegno c'è sempre stato, però Assolutamente sì. si pone un quesito. Noi tifosi del Napoli dobbiamo abituarci a questi campionati, avendo questo presidente, che ben sai che guarda anche a una questione di bilancio, cioè dobbiamo abituarci a fare dei campionati tipo questo, sperando che, questo è l'interrogativo, accontentarci, perché questa è la mentalità. Io ritengo che il Napoli in 5 anni ha estinto il prestito per l'acquisizione del titolo e ha fatto in quei 5 anni 2 campionati di Serie C, un campionato di Serie B e poi è volato in Serie A. In quei 5 anni il Napoli ha restituito al Mediocredito 32 milioni di euro. Oggi che il Napoli vanta ancora un tesoretto importante, frutto di tanti utili di bilancio accantonati, frutto di cessioni importanti. Oggi io il Napoli ritengo che poteva, avrebbe potuto, potrà, è in grado in buona sostanza di rendere il fatturato più strutturale, che vuol dire? Cioè andare a prendere a comprare degli asset fondamentali per i quali il Napoli crescerà nel tempo di fatturato. Stadio, quello che si diceva prima, la cantera, la scunisseria, quello che vuoi. Sono cose che sono investimenti che nel tempo danno i risultati, cioè un delta maggiore di fatturato, grazie al quale poi tu puoi andare a pagare un campione invece di solamente Higuain in squadra, potrai prendere Ecco, il secondo Higuain. quindi secondo te è dal basso che bisogna lavorare. Esattamente, io non vedo in De Laurentiis, per farla breve, la volontà di allargare questo fatturato, di strutturare l'azienda Napoli, bensì lui mira a una società molto light per la quale lui, nel momento in cui arriva un tizio qualunque, un pinco pallino che vuole comprare il Napoli, compra il Napoli immediatamente il titolo che da 32 milioni oggi varrà 250-300 milioni di euro, però il problema è che non avrà difficoltà a vendere. Perché? Perché se lo sceicco, nel caso in cui De Laurentiis avesse comprato fatto uno stadio, lo sceicco nel momento in cui acquista il Napoli non vuole comprare lo stadio perché ha un progetto di fare uno stadio che esce dall'acqua nel Golfo di Napoli. Noi sappiamo che questi sceicchi, bene o male, sanno fare di tutto. Allora a un certo punto succederà come il Centro Paradiso nella vecchia faccenda del fallimento del Napoli di Naldi, cioè una struttura che lo stesso De Laurentiis non ha voluto dalla curatela fallimentare e che quindi potrebbe diventare il nuovo stadio un peso per lui. Ecco la società light che vuole lui fare il cinepanettone, cioè un film molto semplice, senza grandissimi attori, senza grandi Senza grandi nomi. investimenti, eccetera, eccetera, però che comunque al Puntellato. botteghino fa sempre un fatturato importante nel mese di dicembre, e quindi lui va avanti così, andrà avanti con la società light. Vincere sarà probabilmente nel DNA di questa squadra, però sarà legato anche a una casualità che insomma oggi non è facile prevedere, per cui insomma è no, De Laurentiis non è fatto per vincere. De Laurentiis vuole arrivare, l'ha detto, al secondo posto, perché sono 30 milioni cash che lui introita, non deve aumentare con i bonus gli ingaggi di tutti i calciatori nel caso di vittoria, gli garantisce quei tre quelle 3 partite in casa di Champions
tutto esaurito, incassi alle stelle, televisioni che aumentano il fatturato. Insomma, è questa la Questa nostra dovrebbe storia. essere la politica. Quindi ci auspichiamo, caro Fausto, che tu entri nello staff del Napoli per dare una mano a De Laurentiis su questa vicenda, perché non è molto chiaro se questa era l'idea principale della cantera, che poi la cosa non si è proprio vista, perché comunque abbiamo in affitto i campi di Castelvolturno, cioè non c'è una politica dei giovani rispetto, non so, vedo il Milan che anche per una situazione deficitaria sforna sempre dei giovanissimi. Noi ce li dobbiamo andare a comprare, eppure sono di Napoli. E quindi questo è il fatto principale che riguarda la società Calcio Napoli. Vuoi fare altre considerazioni su questo campionato in generale, cioè come lo vedi per quanto riguarda invece la lotta per la retrocessione? Perché c'è una voce che dice che Zamparini stia facendo il mangia allenatori per andare in Serie B e avere un bonus delle retrocesse. Al riguardo, tu come la vedi? Beh, la vedo che Zamparini, insomma, ha sempre navigato nel torbido, insomma, ha sempre comprato grandi calciatori, insomma, i suoi direttori sportivi erano sempre di un certo livello. Sabatini, insomma, è quello che gli ha fatto arrivare grandi nomi e che comunque praticamente ha sempre venduto, ha sempre fatto questo. Quindi non mi meraviglio, no, Che io non faccia ho questo sentito queste discorso, voci di cui questa parli tu, voce però, insomma, non mi meravigliano, per cui. caccia sempre del quattrino facile, quindi Esattamente, quindi non mi meraviglio. E mi dispiace perché voglio dire, il Palermo è una squadra che mi sta molto simpatica, è una squadra del sud, è una squadra per la quale, insomma, tutti noi da napoletani dovremmo anche fare il tifo perché comunque la storia parla di due capitali del sud, Palermo e Napoli, come con Catania, e l'anno prossimo anche Crotone, perché Pare sia prossimo, vorrei diciamo. fare complimenti, ma il Crotone l'anno prossimo sarà in Serie A, per cui insomma, ecco, Crotone, Palermo, Napoli, tutte società del sud che arrivano, anche il Cagliari volendo, anche se Cagliari, insomma, da un punto di vista sportivo, Cagliari e Napoli Non veramente non si sai che è possono chiaro. vedere. Quindi in ogni caso, ecco, il sud che bene o male mette un pochettino la zampata e cerca di Come arretrare lo presenza, strapotere del nord anche come perché presente, le esatto. squadre emiliane, insomma, negli ultimi campionati hanno dimostrato di saper fare calcio. Esattamente, i quattrini stanno là e E quindi. quindi ci auguriamo che il Sud emerga sempre di più, anche perché non so se i nostri amici sanno che, facciamo un esempio, oltre al Chievo Verona e al Verona, addirittura c'è un Real Verona che gira attorno alla Lega Pro. Pare che sia, diciamo, c'è un'altra squadra, Ma quindi non mi meraviglia nella perché io sono stato a politica. vedere Chievo-Napoli, cioè il Chievo è una società che veramente lo sappiamo tutti, Modello di un quartiere, che è cos'è? un quartiere di Verona, è un quartiere, tra le altre cose, quelli di Chievo, praticamente di questo quartiere, odiano Verona, ma odiano Perfetto. veramente, Quindi cioè potrebbe fare un gemellaggio con Napoli, addirittura sarebbe. sì, addirittura sì. E quindi in buona sostanza sì, è così, però non mi meraviglia la terza squadra di Verona perché là comunque i soldi girano Girano, e certo. se Paluani può mantenere il Chievo in A per Ci tanti sono anni, altre e realtà. questo è il vero scudetto, questo da un punto di Perché vista sportivo è questo il vero cioè, si scudetto. costruisce su delle basi economiche perché molte società con i nuovi regolamenti sono fallite, tipo il Piacenza che ha visto Esattamente. la Serie A per parecchie stagioni. Anche il Piacenza oggi la troviamo a ridosso della Lega Pro, è una delle prime classifiche. Addirittura c'è anche il Real Piacenza, quindi è una situazione delle squadre emiliane. Ah, e tu praticamente, manca a farlo apposta, abbiamo parlato del diavolo, tra virgolette, nel senso che abbiamo diciamo un ciondolo Sì, portachiavi. questo qua praticamente non è altro che un nastrino portachiavi del Chievo Verona, perché qualche anno fa fui ospite di uno sponsor a Chievo Verona, Benissimo. e Non una avesti. società Ah, quindi organizzatissima, bisogna dirlo. non riscontrassi motivi di razzismo, quindi già fosti Assolutamente no, 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 accolto. io guarda, praticamente posteggiai la macchina in un parcheggio privato del Chievo Verona, dello stadio Bentegodi, che il Napoli non ha. Fui accolto da un hostess personale, quindi praticamente a me, la mia compagna e due amici che erano con me, ci fu affibbiata una hostess che vestiva con i colori del Chievo, eccetera, eccetera.
ci accompagnò in uno skybox, cioè praticamente in un salottino con un signore addetto a fare il caffè, il tè, insomma, cioccolata calda, quello che volevi. Per te quanto ne volevi? C'era un buffet enorme, c'erano dei divanetti, c'era Proprio una cosa inimmaginabile ai una cosa tempi di molto oggi. organizzata. Praticamente a Verona, almeno per quanto riguarda Sponda Chievo Verona, sono organizzatissimi. Ho potuto posteggiare la mia autovettura in un parcheggio privato. Sono stato accolto da una hostess personale che ha seguito me e le persone che erano me, altre 3 persone, per tutto lo stadio. Ci hanno portato in uno skybox personale, cioè nel quale Quindi un c'erano dei. servizio accoglienza quasi tedesco, diciamo. Assolutamente no, all'avanguardia, non so se sono tedesco perché in No, Inghilterra dico non come funziona. stile, Sì, diciamo, di accoglienza a nello signori in skybox, età. assolutamente, c'era lo skybox, nello skybox c'era un buffet, non ti dico, veramente c'era di tutto dal dolce al salato, c'era un addetto che poteva fare quanti caffè, tè, cioccolate calde volevamo, c'era il televisore con la TV di Sky inserita, dopodiché ci hanno fatto fare il giro degli spogliatoi, della sala stampa, insomma ci hanno Bene. presentato lo stadio e più ci hanno fatto fare il giro di campo. Ah, Il giro certo. di campo che è stato simpaticissimo perché poi io arrivando sotto la curva destinata ai napoletani, tieni presente che erano più o meno le 2:20, 2 e un quarto, 2:20, le squadre, la partita era alle 3 e non erano ancora scese in campo. Il settore napoletano era quasi pieno. Io arrivo al centro proprio della curva, sotto, sulla pista atletica e tiro fuori la bandiera dei Borbone. Posso dire che ho avuto i miei 2 minuti di celebrità Aspita, perché se ne scesa dalla magari curva. ti dovevano anche fotografare. È stato fantastico, no? Non Magari c'era in nessun ogni caso fotografo. è stato simpaticissimo perché il Napoli è sceso in campo con Cavani e compagnia Quindi è una cantante, bella insomma, esperienza. molto bella. Poi sono andato a vedere la partita, avevo la possibilità di vederla, ho seduto in Quindi tribuna. nessun episodio in tribuna, molto Ma cordialmente ti hanno assolutamente accolto. no, sono proprio un'altra cosa rispetto all'accoglienza dei veronesi. È proprio Ecco. una differenza abissale. Sembra gente che non abita, insomma, nella stessa area geografica, invece in effetti Effettivamente, è chiaro. abitano a poche centinaia Questo. di metri l'un dall'altro. E quindi niente, in pratica veramente molto favorevole al E questo. Verona Vabbè, e testimonia insomma che ci sono delle realtà che non vanno al di là del concetto di razzismo e questo ci fa piacere. Va bene, abbiamo fatto questa intervista a Fausto Perna di Cado d'Arte. Volevi aggiungere qualcosa di tuo personale? guarda, Che non ti ho volevo domandato, salutare anche gli posso amici del dire, Bar dello Sport, il gruppo appunto, su Facebook, perché praticamente noi noi vantiamo, insomma, quante ne siamo? siamo sui 4.500, quindi cresce sempre di più. E gli amici portano amici perché, insomma, l'iscrizione è libera. Io Benissimo. sono solamente quello che Sei ha l'amministratore. l'amministratore, ma non mi piace dirlo, perché in fondo Bar dello Sport su Facebook non è altro che un contenitore in cui tutti possono iscriversi e io non voglio moderarlo, se è chiaro, nel caso in cui. Vabbè, però ci sono stati dei episodi che comunque pubblicamente ti apprezzo che hai saputo moderare perché che uno si è fuoriuscito per qualche discussione che Certo, poi hai dovuto, ti come ringrazio. amministratore, ripeto molto delicatamente, quindi approfitto per fargli, diciamo, i complimenti in diretta perché non è semplice gestire tante Hai persone. perfettamente ragione, perché poi chiaramente ci sta chi non la pensa come un gruppo, cerca di seminare un pochettino zizzania e quindi si scompensano i post perché poi si eccede, eccetera, eccetera. Quindi un minimo di amministrazione, un minimo di controllo ci vuole essere, però non è questa la mission di Bar dello Sport. Bar dello Sport è veramente quel bar in cui uno si prende una tazzina di caffè e parla della partita del Napoli come facciamo tutti i giorni noi nella vita nostra Quindi è reale. un gruppo, diciamo, uomini e donne, sono tutti i tifosi del Napoli, a prescindere, diciamo, Esattamente, non ci dall'appartenenza. sta una linea di condotta, non è contro oppure pro De Laurentiis, non è contro o pro qualcosa o qualcuno. Si parla del Napoli, si può A criticare, 360 gradi, in assolutamente sì. modo libero, anche Criticare vuol dire parlare bene o parlare costruttivamente, male, cioè, chiaramente. però sempre
con un fine che è quello poi di cercare di Certo. dare qualcosa in più a questa squadra, cercare di accrescere nel nostro piccolo, chiaramente. Come tifosi che comunicano tra di loro per cercare un filo conduttore comune nelle, diciamo, nelle divergenze di opinioni. A tal proposito, ricordo che in passato si era creato un gruppo che si stava, diciamo così, riscaldando un po' troppo, hai saputo moderare quando si è creata la fazione pro Benitez e contro Benitez. Fino agli ultimi giorni c'è stata questa diatriba che poi, ricordiamo Fausto, come si è, la situazione si è manifestata e come, che sviluppi ha avuto quel discorso. Benitez è stata praticamente, almeno per quello che mi riguarda, la speranza che questo club, nel momento in cui andava a Londra a parlare col signor Rafa Benitez, crescesse, cioè diventava internazionale con una persona che veniva da grandi palcoscenici internazionali e finalmente arrivava a Napoli, quindi praticamente dopo Maradona era la persona più in vista, che Che arrivava a abbiamo Napoli. avuto. Esattamente. Arrivava da affermato, non da Cavani, tipo che viene da Palermo come un buon calciatore, ma che poi è diventato una stella qui a Napoli. Benitez era già un'entità Già un biglietto da visita conosciuta, assolutamente personale. sì. E quindi praticamente ha creato in tanti di noi quelle aspettative che poi in effetti sono andate deluse. Non da Benitez, questo è il mio parere, poi chiaramente altri diranno il contrario, ma da evidentemente le redini che De Laurentiis tirò nel secondo anno. Non gli promise quello che era stato Assolutamente stabilito. sì, ci fu una campagna acquisti molto limitata, Michu, Mamma mia. Lopez, la ricordiamo tutti, i giocatori che non servirono. Benitez già col Bilbao, ricordiamola quell'intervista che disse che se il Napoli non andava in Champions non era la fine del mondo, là si era già capito che Benitez aveva rotto col Napoli perché evidentemente delle cose che gli erano state promesse poi non erano state Quindi questo fatto della mantenute. moglie che lamentava la sua Ma la presenza moglie, era io penso, veramente relativamente. oggi come oggi con gli aerei che arrivano Non è ovunque che in 2 ore, voglio dire, è veramente c'è la. Ma relativo. è chiaro. Ok, quindi voglio dire, si montano tanti casi, ma in effetti poi la verità è ben altra. Quindi voglio dire, Benitez aveva creato delle aspettative positive o negative in tanti di noi. C'è chi la pensava in una maniera, c'è chi la pensava in un'altra. Devo dire la verità, Sarri ci ha fatto dimenticare tutto. Ci ha fatto dimenticare e questa è stata la medicina migliore per placare quello che erano i dolori di tutti quanti noi che avevamo visto andare via Benitez, mentre invece altri che non lo sopportavano erano contentissimi Però di. ricordiamo sempre il modo di fare di De Laurentiis, cioè dopo che è andato via Benitez, addirittura lui cercava un sostituto, diciamo, non individuato subito, perché era andato addirittura a cercare Emery del Siviglia, che gli ha sbattuto in fronte un no. E Esattamente. quindi Sarri, tra virgolette, è stato un ripiego, non È sappiamo stata la fino a. quinta scelta, diciamolo pure, perché le ipotesi erano diverse. Io ricordo anche Montella era stato contattato, Mihailovic. Insomma, questo Sarri è arrivato, sì, meriti di Affari avere, spenti però perché. insomma è stata una scelta di ripiego. Devo dire la verità, oggi io sto incominciando a pensare che il campionato è finito, facciamolo finire. Però a giugno il Napoli dovrà assecondare quelle che sono poi le prospettive del nuovo mercato sarriano. Ok? Cioè, che voglio dire? Che come non è stato accontentato Benitez, spero che questa volta sia accontentato invece Sarri. Spero che questa volta il progetto continui e non venga spezzato. Spezzato, sarebbe un peccato di Sarebbe un cominciare da peccato perché capo. poi alla fine veramente non si capisce questo De Laurentiis dove vuole andare a parare, perché se ogni volta, ogni 2 anni deve interrompere un progetto e allora il Napoli è come quella risacca del mare che praticamente quando uno scava nella sabbia arriva l'onda e butta via tutto e diventa impossibile poi proseguire e credere in un progetto serio che De Laurentiis sta cercando di portare avanti da un po' di tempo. Benissimo, ringraziamo Fausto per questa Grazie a voi. interessante chiacchierata. Salutiamo chiaramente gli amici del Bar dello Sport. Non so, Fausto, vogliamo un attimino, in modo ironico, salutare anche una nostra collega giornalista di Sky Sport. Ti ricordi il nome e cognome?
Guarda, io proprio l'ho avuta nel negozio qualche minuto fa Ah, è e è vero, andata via da ho visto che è poco. andata via da me. È andata via da poco. Io saluto con affetto Diletta Veleotta, ho la foto qua con lei. Benissimo. E si era, guarda, questa volta veramente è stata ancora più professionale. E perché non solo è brava in TV, ma è stata anche qua nel negozio, mi ha un pochettino parlato di come lavora una Sky, stava bravissima a mascherare tutto. No, veramente è una signora donna e noi ci auspichiamo che ben presto sostituisca la D'Amico perché se lo merita, insomma, Ma spero che adesso venga in radio a voi più più che che altro noi l'abbiamo invitata e speriamo, perché gli amici organizzeremo anche un po' di pubblico, così salutiamo anche Vittorio Mazzico, che è anche lui un fan della Diletta Leotta e tutti quanti che si sono associati. È vero, si è lei. creata questa Sì, un Vittorio po'. Marsico anche Vittorio anche la Ha segue. fomentato Sì. insieme agli altri. Sì, ma anche un tal Tu Lucariello. hai Sì. altri nomi da Sì, no, ma poter ce ne stanno diversi, perché poi Diletta Leotta è talmente brava che insomma professionale. si fa apprezzare da sola, sì. Addirittura anche il mio cagnetto, il buon No, Arnoldo, se ne è accorto, sì, si fissa quando c'è la Serie B, fissa lo schermo della TV per diversi minuti. E confermiamo comunque anche dal vivo si veste bene, è vero che anche con, diciamo, dal vivo rende bene nella sua, diciamo, bellezza sportiva. Ed anche meglio. Dopo questa, diciamo, interessante osservazione, più che il Napoli, possiamo chiudere questa chiacchierata simpatica con Fausto Perna di Cato d'Arte qui a Ercolano e rimandiamo i nostri cari amici di Sottoporta Show, che perché abbiamo due puntate, alle prossime esterne. Grazie.